Parliamo, senza ombra di dubbio, della persona più influente della storia umana. Le principali fonti storiche sulla sua vita e sugli insegnamenti di Gesù provengono dai Vangeli del Nuovo Testamento, scritti da autori diversi, diversi decenni dopo la sua morte. Non si sa chi li abbia scritti, ma qualcuno li ha scritti. Oltre ai Vangeli, esistono riferimenti a Gesù in alcune fonti non cristiane dell'epoca, come quelle di Tacito, Giuseppe Flavio, Plinio il Giovane e Svetonio che, insomma, confermano l'esistenza di un movimento religioso fondato da lui e la sua esecuzione sotto l'amministrazione romana. Secondo le fonti greche, un Gesù di Nazaret è esistito ed è stato condannato a morte dai romani. La domanda è questa: al di là delle credenze, esistono prove storiche certe dell'esistenza di Gesù? Lo scoprirai in questo video. Arriva fino alla fine, non commentare a sproposito prima della fine del video e ascolta questo esposto con una mente aperta. Dopo che hai finito di guardare il video, ripeto, dopo che hai finito di guardare il video, sarò molto felice di leggere un tuo commento su questo individuo. Prima però, ascolta. Le prove, chiamiamole così, per quanto riguarda l'esistenza di Gesù, provengono dal primo secolo dopo la sua morte. Nell'arco dei 100 anni successivi alla morte di questo individuo, i greci scrissero di lui. Sono stati ritrovati dei manoscritti di prima mano, i rotoli del Mar Morto, testi apocrifi non accettati dalla Chiesa che parlano di Gesù in altra forma. E poi abbiamo i Vangeli del Nuovo Testamento, che sono rilevanti per la storia tanto quanto è rilevante un pelo di un'anatra nell'Oceano Atlantico. Ecco, ma parliamo dei Vangeli. Spesso i Vangeli vengono proclamati come prova storica a sostegno dell'esistenza di Gesù. Sarà proprio così? La questione dell'autenticità e dell'affidabilità storica dei Vangeli come fonti per la vita di Gesù di Nazaret è un argomento complesso e ampiamente dibattuto fra gli studiosi, proprio perché non sono documenti. Esistono incertezze riguardo all'identità esatta degli autori dei Vangeli e alla loro datazione precisa. Queste opere, tradizionalmente attribuite a Matteo, Marco, Luca e Giovanni, furono scritte in un periodo che va approssimativamente dal 70 d.C. al 100 d.C., diverse decadi dopo la morte di Gesù. Qui parliamo di storia e non di religione, parliamo della storia della religione. Questi testi sono stati scritti basandosi su tradizioni orali e, possibilmente, su fonti scritte precedenti e non più esistenti, in poche parole, sull'aria fritta. Jimmy ha sentito che Tizio gli ha raccontato quando la sorella di Caio gli disse che un amico era presente e allora lo trascrivo. Ecco i Vangeli. I Vangeli furono scritti in un'epoca in cui era comune, signori, molto comune la trasmissione orale delle storie e gli scritti non venivano sempre chiaramente attribuiti ai loro veri autori. L'attribuzione tradizionale dei Vangeli a Matteo, Marco, Pietro, Luca e Giovanni risale ai primi padri della Chiesa, ma non è supportata da prove dirette all'interno dei testi stessi. Chi nega questo è un bigotto religioso. Un conto è la storia e un conto sono le credenze. Questo significa che la percentuale relativa ad un'ipotetica invenzione per quanto riguarda la storia di Gesù Cristo, che nel corso del primo secolo dopo la sua morte è stata pesantemente romanzata e trasmessa oralmente da un gruppo di fanatici religiosi che firmavano con la X, è molto, molto elevata.
Ma la precarietà storica dei Vangeli significa forse che Gesù non sia mai esistito? Assolutamente no. Anche se romanzati, storicamente precari, non si sa chi li abbia scritti, quando siano stati scritti, sono sicuramente romanzati, valgono storicamente come un pelo in autostrada, ma attenzione, c'è un ma. Gli studiosi di tutto il mondo concordano nel dire che i Vangeli contengono comunque informazioni molto preziose sulla vita di questo individuo. Critica testuale e la ricerca storica moderna hanno cercato di valutare i Vangeli non solo come documenti di fede, ma anche come fonti storiche. Gli studiosi utilizzano metodi come la critica delle fonti, la critica redazionale e il confronto con altre fonti storiche contemporanee per cercare di discernere il nucleo storico dei racconti evangelici. Storicamente, signori, valgono poco. Ma nonostante le difficoltà, molti concordano che i Vangeli contengono informazioni preziose sulla vita di Gesù, sul contesto storico e culturale in cui visse e sui primi anni del movimento cristiano. L'esistenza storica di Gesù è un argomento che ha attirato l'attenzione di storici, teologi e ricercatori per secoli, non per decenni, attenzione, per secoli. Mentre la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che Gesù sia stato una figura storica reale, signori, reale, le prove dirette della sua esistenza sono limitate principalmente a fonti scritte del primo secolo d.C., poiché non esistono prove archeologiche dirette che possano essere attribuite inequivocabilmente a lui. Per farvela semplice, conosciamo questa figura grazie a testi scritti nel primo secolo d.C. il cui contenuto è stato trasmesso per via orale. Lo so, non è molto rassicurante come cosa, ma tra fonti non cristiane, cristiane ed esterne, compresi i manoscritti del Mar Morto, che sono documenti di prima mano scritti, sotterrati e ritrovati, possiamo quantomeno accettarne la storicità. Se tutti ne parlavano e se i greci parlavano del movimento cristiano e di un predicatore itinerante che girava fra Galilea e Giudea e che venne condannato dai romani, beh, qualcosa di vero deve pur esserci. Le principali fonti non cristiane provengono da Tacito, Giuseppe Flavio e Plinio il Giovane, mentre le fonti cristiane sono i Vangeli. Gli storici tendono a valutare l'esistenza di Gesù utilizzando gli stessi criteri applicati ad altre figure storiche antiche. No, mi sembra ovvio. Se durante un'analisi storica ti lasci contaminare dalle credenze personali, non sei imparziale e di conseguenza non arriverai mai alla verità. E la verità oggettiva non è la tua verità personale. Dunque, in questo video, purtroppo, per vederci chiaro, ti toccherà lasciare da parte le tue credenze mistiche e il pensiero magico e bigotto di Jimmy il cavernicolo che vedeva il fulmine e pensava che fosse Dio. Quella roba lì, lasciala ai preti, ok? Considerando le fonti storiche disponibili e il loro contesto, nonostante la natura indiretta di molte delle prove e la presenza di elementi sovrannaturali nei racconti dei Vangeli, la maggior parte degli studiosi di tutto il mondo concorda sul fatto che le evidenze supportino l'esistenza storica di Gesù come figura umana. Gli elementi contestati invece, o insomma considerati mitologici nei racconti del Nuovo Testamento, sono valutati in modo molto critico e frutto della romanzata durante la trasmissione della storia per via orale.
Dovete capire, signori, che ad un certo punto venne miticizzato, no? E quindi di conseguenza gli si attribuirono i miracoli, che senza ombra di dubbio sono delle boiate che neanche gli Avengers, ok? In conclusione, mentre non esistono prove dirette o archeologiche inconfutabili dell'esistenza di Gesù, la combinazione di fonti cristiane e non cristiane fornisce una base sostanziale per gli storici per concludere che Gesù sia stata una figura reale vissuta nel primo secolo in Giudea. Gesù di Nazareth è esistito davvero? Beh, sembra proprio di sì, cari amici. Sembra che un Gesù di Nazareth, un bandito davvero molto, molto figo, che andò contro tutti, che non aveva paura di nessuno e che non abbassò mai la testa davanti a nessuno, neanche di fronte alle minacce di crocefissione, sia davvero esistito e abbia lasciato il segno come nessun altro uomo aveva mai fatto né prima né dopo nella storia umana. Che tu sia cattolico, che tu creda o meno che in questa persona abitasse lo spirito di quello che il cristianesimo definisce il Cristo, non puoi negare che sia stata una figura travolgente nella storia umana, che ha predicato pace, perdono e uguaglianza in un momento storico critico e molto violento. Faceva così paura questo signore ai poteri forti che da appena nato mosse le volontà di un potente sovrano che per paura che gli rubasse il trono fece uccidere tutti i neonati maschi della zona. Cioè, stiamo parlando di questo, capito? Secondo Matteo e altre prove circostanziali non cristiane, Erode, in quella che venne definita la strage degli innocenti, ordinò l'uccisione di tutti i bambini maschi di età inferiore ai 2 anni a Betlemme e nei suoi dintorni, nella speranza di uccidere il neonato Gesù, di cui aveva sentito predire, addirittura, che sarebbe diventato il re dei giudei. La vita mondana di Gesù invece iniziò ai suoi 30 anni dopo il battesimo pubblico, ma già da neonato terrorizzava i poteri forti ed ebbe un'influenza tale sui movimenti ebraici dell'epoca che venne spesso cacciato dai templi, odiato dai romani, minacciato dai sovrani e amato da pochi. Una figura che storicamente ispira, non c'è dubbio. Poi, cosa c'è da dire? C'è da dire che se mi chiedi dell'acqua che si trasforma in vino, io ti mando a raccogliere con i piedi le particelle di niente nello spazio, però, insomma, possiamo dire che è esistito davvero e che ha davvero spaccato. Ecco, mi sento di dire questo, che ha spaccato. Esistono fonti religiose, storiche, cristiane, non cristiane e apocrifi che ne testimoniano l'esistenza. E se questo video raggiunge 10.000 like, farò un video dedicato alla storicità dei miracoli. Quindi lascia like e non fare il tardigrado, ok? La figura e gli insegnamenti di Gesù hanno avuto un impatto profondo non solo sulla religione, ma su tutta la cultura occidentale, influenzando l'arte, la filosofia, la musica, la letteratura e addirittura il diritto. Il cristianesimo, la religione fondata sui suoi insegnamenti, è diventata una delle maggiori fedi in tutto il mondo, con una grande varietà di espressioni e denominazioni. E non si può negare che, rispetto alle atrocità dell'Antico Testamento, dove si venerava un dio degli eserciti, questo Gesù ha fondato una religione pacifica e inclusiva. E questo, da ateo, mi basta per rispettarlo. Ripeto, se vuoi un video sulla storicità dei miracoli, lascia adesso un like e fammi capire che ti interessa indagare anche questi temi trascendentali. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!